Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Rieccoci di nuovo qui con Watch Dogs e continuiamo le missioni storia con Aiden. Siamo tornati qui nel nostro bunker dove pare che appunto inizi proprio la prossima missione. E vediamo un po'. Il bulldog della nonna. È tutto dire. Ho cercato di cambiare anche l'abito di Aiden con qualcosa di un pochino più adatto, diciamo, meno vistoso. Vediamo un po'. Fighissima la nostra base. Hai finito? Hai ciò che ti serve. Per ora sì. Ok, senti, guarda che lo capisco, se hai paura. Non ho paura. Nessuno mi obbliga a restare. Ma io non ti ho chiesto di andartene. Dovrei fare di meglio. Mi servirebbe aiuto. Mi servirebbe il tuo aiuto. Siamo una squadra? Sì, siamo una squadra. Non giochi mai in squadra. Direi di no. Era così difficile? No. Iniziamo allora. Certo. Dai. Bene. Tuffiamoci e vediamo che cosa scopriamo. Sembra la Batcaverna. Figo, vediamo. Sicura che quell'IP sia qui? Sicura, ai piani superiori. Come li raggiungiamo? Grazie alle telecamere. Traccia l'origine. Dov'è? Dai, forza, devo direi di vederlo. Cominciare da Devo questa vederlo. Telecamera. Non mi hai sentito la prima volta che ho parlato? Poi Forza, infiltriamoci. sbrigati. Ah, subito Guarda, così? hanno cablato a mano dappertutto. Lo vedo. Un casino. Non sono i soliti teppisti. Comunque, dobbiamo far arrivare corrente anche dall'altro lato. Così. Così è meglio. Perfetto, rigiriamo di qua. Adesso dobbiamo farla tornare da quest'altra parte. Perfetto. Vai che abbiamo il tempo. Ok, e sblocchiamo anche qua. Sono armatissimi. Sembra una fortezza. Non vedo modo di entrare. E questi? Ehi, ma che cazzo ti prende? Ok, piano piano. Ehi! Ma vabbè. Intercettiamo anche l'audio diario. Irak 03. Che non ha mai visto la strada. Sanno programmare, sì. Possiamo attivare l'ascensore? Sono bravi. Ma non hanno strutture di supporto. Se la polizia li trova sono finti. Io invece abbaio e morto. La polizia mi gira alla larga. E non devo nascondermi dietro una cazzo di maschera. Il DedSec è una moda. Ah, c'è la telecamera. L'hai già fatto, vero? No comment. Grande, utilizziamo l'ascensore, figo. Beh, che ormai non abbiamo neanche più problemi di range perché non stiamo usando il cellulare, ci stiamo collegando tramite il computer della base. Vai, un'altra telecamera. Hackera. Oh merda, no. Qui non c'è nessuno, chiaro, sta per piovere, merda. Cosa state facendo all'ascensore? L'ascensore è un attimo incasinato. State facendo gli idioti con questo ascensore?
Boh, proviamo a usare questa telecamera. Siete solo voi due pezzi di merda lì. Che cazzo deve essere stato? Fatela finita o mi incazzo, capito? E studente modello. Questi due tizi mi sa che sono un po' incasinati. Dunque, dobbiamo atterrare di là, 46 metri. E dobbiamo trovare un'altra strada, però. È una telecamera questa? No. No. Esperto di storia europea. Ottimo. Ah, questa è una telecamera, eh? Ah, forse ci porta da qualche parte dove non possiamo andare altrimenti. Ma che era? Meglio la telecamera, vai. Non fai smettere quella bambina, giuro che. Ah, chiariamo? Ecco, lo sapevo, si è attivato subito il tempo. Proviamo così. Adesso quest'altro, ok. Perfetto, sbloccato. Ora dobbiamo sbloccare da quell'altra parte. No. Deve arrivare prima corrente. Ah no, di qua facciamo fare ancora un giro. Perfetto. Allora. Ci siamo fatti fregare un po' più in fretta allora, Aiden. Ok. Così. Va bene. Ok. Vai. E dove cavolo siamo finiti? È una sala giochi? Telecamera. Vabbè. Hackeriamo? Di quella parte? Infilaci dentro lo skipper. Legge i bancomat e ci manda i PIN via Wi-Fi. Chiaro. Ma era qua. Poco a modificarli. Hanno rubato proprio i bancomat, li svaligiano pian piano. Abbiamo già risolto. Nessuna legge può fermarci, come dice Iran. Andiamo di qua. Telecamera dal computer. Ah vabbè, qua sono tutte le i dati segreti di questo tizio, Irak. Possiamo proseguire ancora di qua? Ehi amico, è tutto un equivoco, capito? Irak ha detto, amico, tu devi... No, è solo questo che... Mi sa che... Ehi, ascoltami, ok? Cavolo. Vabbè, intanto noi dobbiamo hackerare sta roba. Un altro. Allora, inizierà subito il conto alla rovescia anche di qua. Perfetto. Ottimo. Adesso manca corrente da quest'altro lato. 20 secondi, dai. Giriamo anche questo. Perfetto. Anche di qua. Ancora corrente da quest'altro. 8 secondi. Ok. Perfetto. Audio diario intercettato. Telecamera di là. Proviamo di qua. Qui ci vivevano. E ci morivano. La polizia controlla ogni angolo e porta via i pesci piccoli. Non sanno come proteggersi. Elimina la concorrenza. Proviamo di qua. Se sapeste quello che so io, e poteste fare quello che faccio io. Cosa? Possiamo proseguire. Lo usereste per proteggervi. Prendete il mio castello. Ai sistemi di sicurezza. Questa è una telecamera. Pagati dai contribuenti di Chicago. Grazie a tutti. Forse questo ci porta da qualche altra parte. In genere questi tizi qui che hanno la telecamera addosso sono utili perché ci portano in zone non raggiungibili. Speriamo che si aggancia un'altra telecamera. Ah, ecco, lì ce n'è una. E qui anche, vai. Ancora se ne va via. Thank you.
Allora niente, meglio proseguire di qua. Quanto è difficile da raggiungere sto punto. L'indirizzo IP proviene da quella stanza. C'è una serratura elettronica. Merda. Ah, ecco, esce qualcuno. Il codice nella piastrina. Senti, nessuno vi ha rubato niente. Chiama il tuo boss. Ci vorrà un po'. Allora datti una mossa. Bedbug, muovi il culo. Ehi, ti ho detto di rimetterla dove io pensavo che tu. Non vola via, sai? Ti ricordi del bulldog di nonna? Quel piccolo bastardo. Sì, quel coglione. Veniva sempre di corsa quando lo chiamavi. Però pisciava sempre sul pavimento. Sì, sì. Capisci che intendo? Sì. No, invece no. Ahia. Senti, mi costi troppi soldi. E chi pensi che vincerà? Tra te e i soldi. Oh, cavolo. Il signor Quinn è in linea. I soldi? Quinn! Io la incarico della sicurezza e della merce e scopro che ha rubato la lista degli ospiti. Non mi farò fregare, Irak. Calma, non è così che è andata. Temo si sia confuso. In questo affare siamo soci. I suoi ospiti sono i miei ospiti. Ne riparliamo con calma all'asta. Non faccia la volpe, signor Irak. Dove sono cresciuto, le impalliniamo tra gli occhi. Questo è quel vecchio lì strano. Fottuto che... coglione, quel boss. Leccarmi i gioielli. Cazzo c'entra la volpe? È un modo di dire. Vabbè, dai, l'ha presa sul ride. Oh cazzo. Oh merda. Ecco, con un colpo. C'è altro? Mi sa di no. Non farlo arrabbiare, che è già incazzato abbastanza. Va bene. Non so come pensi di superare il recinto o avvicinarti alla stanza. Persino le serrature delle porte sono criptate. Quel ciccione è Bedbug. Entrerà al mio posto. Sul serio? Perché dovrebbe farlo? Scommetto che gli manca uno sbaglio per finire ammazzato. E quando lo commetterà, io ci sarò. Un barricato riesce sempre a far cambiare idea. Ok. Ok. Perfetto. Va bene ragazzi, per questa missione è tutto. Io vi ringrazio per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo con il prossimo episodio di Watch Dogs. Ciao a tutti!